Alice Regresso, figli della me. Benvenuti in questa nuova puntata nei Viaggi nella mente di Morgan. Ragazzi, buongiorno. Prima di cominciare vi chiederei un like, una condivisione, un commento qua sotto se volete supportare il canale. E iscriviti al canale. Se vi piace l'idea che vi portiamo anche questo tipo di contenuti, cioè i podcast di quello che succede nella vita quotidiana della televisione italiana e del mondo del mainstream e dello spettacolo. Oltre a questo vi ricordo che sono usciti su Spotify tutti i podcast delle puntate del confronto con gli ospiti. Quindi qua sotto trovate il link per la nostra playlist con tutti i podcast di Spotify, esatto. Devi usare il mouse, mettere il like e iscriverti al canale. Perché vogliamo parlare di Morgan stasera? Perché? Per cosa c'è di più di spassoso di tutto quello che è successo a Sanremo? Tutto organizzato, neanche tanto ad arte. Da X Factor a The Voice a Sanremo, Morgan è sinonimo di genuinità. Genuinità e pazzia tutto allo stesso momento. Quella follia che adoriamo dei film horror. Quest'anno Morgan ruba la scena sia a Achille Lauro e i suoi baci perugina gay sul palco e i suoi vestiti finto gay. Io sì, mi offenderei se fossi un gay, se un etero mi scimmiottasse. Ma quanto era bello vestito da cattivo di Zoolander nell'ultima volta. E ruba la scena a Junior Kelly, che con le sue polemichelle sterili viene superato da tutto questo essere reali. Forse sì, veramente sì, la realtà. Come Gali che fa finta di cadere per terra dalle scale. Poi sì, era io quella finto. Non l'ho neanche guardata. No, perché sai che c'ha dietro tutto il team di Gucci che gli ha fatto tutta la scenografia. Va bene Gali, hai vinto tu. Ma Morgan è sempre più real. Ha spaccato tutto. Ha fatto il rap, ha fatto più rapper dei rapper che ha dissato Sanremo, sì. Lui si veste sempre così, non solo per Sanremo, cioè. Intanto sempre real. Ha dissato cambiando i testi all'ultimo. Cioè manco Gay Pequeño ha fatto una roba così. Ha rovinato una performance di un cantante che era lì. Facciamo un attimo chiarezza. Chi ha seguito le live su Twitch con noi sa benissimo che dietro le quinte del Festival di Sanremo avevamo tanti amici che lavoravano a stretto contatto con questo progetto e ci dicevano in tempo reale cosa stesse succedendo, soprattutto ci davano dei pregressi di quello che è successo. E ho dovuto oh raga, ci siamo dimenticati in tutto questo Piero Pelù. Anche Piero Pelù è real quando non fa il fake. Quindi stava cantando, lui è rock, scende dal palco, vede una signora che era andata in bagno, ha lasciato la borsetta, sì, per dire è occupata. Ma cosa fa? Lui prende la borsetta, gli sale quello che era da giovane o formalmente quello che era qualche anno fa. L'Italia finisce a Bari. Prende la borsetta e se la porta sul palco facendolo anche un po' roteare, capito? Ma poteva uscire di tutto da quella borsetta di una signora in prima fila. Poteva essere la moglie di un ministro, di un presidente. Poteva uscire armi, droga, vibratori, qualsiasi cosa. Bibbie sataniche, feti abortiti in provetta. Lui, ah, mia borsetta a casa. Gigante. No. Ma chi è quello? Ma perché si sta sedendo? Ha rubato la borsa! Ha rubato la borsa! Lo amo! Raga, quest'anno qualsiasi persona è salito su quel palco, basta che non fosse un rapper, ha fatto un spettacolo. È impressionante. Ragazzi. Comunque, veramente complimenti a Rancore per il premio del miglior testo, che almeno una roba l'abbiamo portata a casa. Come dicevo, il pregresso è che noi avevamo questa persona che ci aiutava e ci diceva cosa stesse succedendo. E non era. Ovviamente chi ha seguito le live su Twitch ha sentito in tempo reale, prima che uscisse la puntata, che cosa stava succedendo. E prima del festival, diciamo, da quando è stata convocato Morgan, che non voleva essere assolutamente... Io questo video non lo volevo fare, ha detto. No, Morgan non è stato chiamato per portare Bugo. Aveva bisogno di una personalità importante da affermarsi a fianco a lui per poter essere accettato appunto dal pubblico di Sanremo. Quindi ringrazia chi ti ha portato su questo palco. E lì viene tutto quanto fuori. Per questo ti spiego piano piano e passo passo. Se poi c'hai qualcosa, chiedi. Infatti io voglio sapere da cosa nasce il diverbio Morgan Bugo. Allora, Morgan non era sotto l'etichetta di Bugo. Anzi, aveva un team di lavoro totalmente diverso. Bugo lo ha aiutato negli ultimi tempi in cui non aveva quel casa. Quel team col camici bianchi che lo seguono spesso. Di Bugo o di Morgan? Perché no, Morgan è un team speciale. Sedo di Cerano. Chiamano Morgan, che Ermameta non poteva esserci. Comunque ha detto, io mi faccio i cazzi miei. Morgan, che ovviamente nei suoi problemi che ha in questo momento, accetta. No, nessuno. Sta meglio di noi. Il problema è che da quando accetta comincia a avanzare delle proposte del tipo che voleva cambiare. O delle pretese. Delle proposte, sì, pretese. Forse il termine migliore. Premessa, noi adoriamo Morgan. Sappiamo che suo essere eclettico, essere totalmente fuori da una qualsiasi contesto in cui viene inserito è molto simile anche a noi. Sì. Tranne che noi abbiamo... Lui diciamo che ha queste sostanze additive che comunque tendono a alterare la psiche. Non stiamo né dalla parte di uno né dalla parte dell'altro. Cerchiamo di spiegare cosa è successo fino ad arrivare a
al tutto perfetto. Perché, raga, è stato tutto il perfetto. Tutto perfetto, ragazzi, deve essere il goal della vostra vita. Io ringrazio Amadeus per tutto questo. Vabbè, facciamo una stata che sono si va troppo avanti. Morgan invia pezzi varie volte per riadattare il brano in modo totalmente pazzesco, che va bene, suonavano nella sua mente, ma probabilmente non avrebbero suonato con un'orchestra di tot elementi. Finché non gli va bene la roba, allora avanza questa pretesa di un contratto di 50.000 euro. Se no non canto più. Ormai sono qua, mo me li dai. Tot punti CIA. Ma li hai andati poi, questi soldi? Sì. Così li hanno fatto. Ecco perché poi. Ecco perché era incazzato. Ma con Bugo se l'è presa? Se l'è presa con tutti. Bugo perché lui era. Allora, Bugo non ha un carattere facile, è un po' pieno di sé. Pieno, ok. Pieno è la parola giusta. Questo non è un problema. Te la fai andare bene per tre cazzo di serate. Non è che devi passarci la vita, devi fare quattro serate, capito? Ma viene... sai che vanno per le lunghe le serate di Morgan. Sì, quindi... sì. Viene totalmente stravolto tutto quello che è il lavoro di Bugo. Finché nella serata dei duetti, Morgan ha questo. Io vi invito a guardarlo, questo spettacolo, perché. Io l'ho trovato la cosa più vera della televisione italiana. Non c'era niente di preparato. Morgan arriva nella sua totale. Diciamo che avevano apparecchiato, ma poi non hanno preparato niente. Sì, diciamo che i piatti erano caldi sul tavolo, sì. Giusto? Sale su questo palco, inizia a dirigere un'orchestra. Poi No. Allora, io e Fada ci prepariamo una canzone. Io impazzisco, cambio le note. In modo che Fada non sa. No, l'arrangiamento, diciamolo giusto. Cambio l'arrangiamento. In modo che Fada non sa quando partire l'attacco. Guardate la faccia di Bugo. Bugo si siede, avanti. Morgan inizia a cantare spintolando il microfono con la bocca. Si inizia a sbiascicare, inizia bellissimo, perché poi in un modo o nell'altro inizia bellissimo, sì, la comunque cosa. Nel modo nell'altro il pezzo centrale, uno sbiascicava, l'altro non sapeva che cazzo di note doveva prendere giustamente gli attacchi, fino all'apoteosi finale, dove Morgan inizia totalmente. Suona, canta, prende una bacchetta, dirige due orchestre da cantante e poi si gira verso il pubblico e cerca di dirigere il pubblico. Dirige il pubblico. E oltre sto canto e canto. Oltre alla direzione d'orchestra, cioè, direzione d'orchestra è di pubblico. Capite che è tutto per. Cioè, non c'è niente di sbagliato se non totalmente. Nell'essere, la totalità non dell'errore. C'è niente di sbagliato nell'essere totalmente sbagliato. Io vi invito ancora, non posso farvela vedere perché se no ce la buttano giù. Vi invito di andare a vedere quella performance e trovare substrato di follia. Sembrava di vedere un film di Nolan con il villain del momento, capito? Ma poi l'esibizione dopo a questa, fino a un secondo prima di salire sul palco, c'è la Morgan che dice: dai, grazie. Hai cantato benissimo, ma tutta Italia l'ha detto. Perché lui è intervenuto? Gli ha dato la colpa. Perché lui litigava con i tecnici del team di Bugo, che non avevano fatto quello che diceva lui, e quindi gli insultava. Bugo ovviamente gli ha rotto il cazzo. Perché dice: oh, ma questi stanno lavorando, ma li lasci perdere. Morgan così inizia a rompere il cazzo anche a Bugo, perché comunque si litigavano, andavano in messaggio. Vai a farti un giro, vedrai che giro mi faccio stasera, gli diceva Morgan. Nella totale pazzia Morgan scrive: vedrai che giro che mi faccio. Allora salgono. L'avete studiato di bello? No, riprendi pure. Come fanno i complotti? No? Perché ieri sera abbiamo fatto delle prove e poi hanno fatto una cosa diversa. Dai, oh, va, devo ancora rompere le palle, basta, dai. Sì. Hanno detto tutti. Vai a fare un giro. C'è tutto il mondo. Vai a fare un giro. La tua figura di merda, la tua insolenza, la tua pochezza spesso. E ringrazia chi ti ha portato su questo palco. Che nella sua visione è tutto vero. Sì, ma era un dissing. Era un dissing, perché finalmente ha fatto su una base. Immagina Gue Pequeño che sale al forum da Sago, sì, con Fedez, perché Fedez l'ha chiamato. Sì, e dissa Fedez. E dissa Fedez al posto di cantare la sua canzoncina. No, perché mi ha aspettato, no, di finire il palco. Prima ha fatto il palco, ha preso i soldi, poi il giorno dopo. Ma uno coi coglioni lo fai live, sì, davanti a tutti, stravolgendo le regole del fottuto cazzo di gioco. Hai capito, oppure, Morgan? Oppure sei totalmente pazzo, non ti rendi conto delle conseguenze. Ma questo è tutto perfetto. E poi dopo che sei una merda, sei un coglione. Bla bla. Lui se ne va, prende, esce Bugo, giustamente. Giustamente. E Morgan con una limpidezza d'animo, è una ingenuità, è uno sconcerto di una candidezza morale impeccabile. Fa: ah, cosa è successo? È uscito Bugo? Amadeus si fa: Morgan? Fa: ah,
non so, io qua che cantavo, è andato via. Bugo, dai, vieni, dove vai? Allora, cosa c'è? Applauso a Amadeus, perché comunque ha scelto perfettamente i personaggi di quest'anno. Applauso a Fiorello, mm-hmm, che ha tenuto il palco in maniera perfetta in quelle situazioni, raga. Io non so, facendo le battute giuste, ma tu non sai una cosa. Che io cosa non so è successo nulla. Quando poi è finito tutto quanto, Morgan? Cosa ha fatto ancora? Pieno, diciamo così, non trovavo le parole, pieno, diciamo, pieno così, di pieno di sé. No, ma anche di rammarico, perché di Bugo rammarico. È andato via, lui voleva fare ha la chiamato canzone. Le droni. Cosa gli ha detto? Tutto. Come tutto? Tutta la sua follia. Ha scaricato tutta la sua follia. Ah, mi sabotano! Raccontando, facendo nomi e cognomi, chiedendo di pubblicare l'intervista telefonica che aveva fatto. Morgan, però, se ovviamente, tu scrivi degli arrangiamenti. No, scusami, scusami. Ovviamente, Red Ronnie, che noi ci vogliamo bene, perché ultimamente si vede che poverino ha iniziato non a avere più lo stesso problema, sì, di Morgan. Prima dice che Junior Kelly non va bene, però poi ti chiami la Young nei tuoi. A parte quello, che non capisce nulla di cosa sta dicendo Morgan, sorride e gli dà corda. È meglio tamponare. No, come è, uno. È meglio fare lo scoop. Senza aspettare la conferenza stampa che sarebbe stata il giorno dopo. E quindi cosa ha detto Red Ronnie? No, Red Ronnie ha dato ragione totalmente a Morgan. E i giornali ovviamente hanno preso per buona la versione di Morgan iniziale, senza aspettare nessun tipo. Quando uno come Red Ronnie ti supporta, come fai a non dargli corda? Quindi io dico, in tutto questo, perché mi sono affezionato e appassionato talmente tanto da leggermi anche gli articoli della signorina Lucarelli? Perché sei un pazzo, figlio di puttana. A parte quello, perché mi sono reso conto che il pop italiano, meglio, è un microcosmo dell'hip hop italiano, di quello che i ragazzi del rap italiano fanno per tirare a campare tutti i giorni. Queste robe si avranno ritorsioni per tutto il tempo, quindi andranno da Amici, da Mara Venier. Ieri già si facevano i problemi perché Mara Venier non aveva Morgan, che era stato pagato dalla Barbara D'Urso, che gli ha fatto cantare la canzone. C'è dietro tutta una roba che sembra veramente di guardare il rap italiano. Beautiful. E allora mi chiedo, noi abbiamo sempre parlato male dell'immagine che stiamo dando, visto che la musica poi passa in secondo piano. E nella nostra follia giornaliera di ascoltare musica, non siamo che il popolo che guarda la televisione italiana, però il popolo che guarda il web è una merda. E in tutto questo, chi ne esce vincitore? La musica di Morgan, che nella pazzia e follia ha portato una performance musicale. Sì, sì, quello sa fare. Io vi chiedo per favore di smettere di dare peso ai gossip, smettere di dare peso e cibo a gente che si arricchisce sui vostri rancori che vomitate contro il cantante di turno, perché guardate quanti problemi noi abbiamo avuto con gente dello spettacolo e gli stessi problemi che abbiamo avuto noi si stanno riversando su gente dello spettacolo. È tutto uguale. Perché? Perché stiamo dando spazio a una inciviltà. Sì, guarda Elettra, c'è un meme bellissimo che gira, poteva comprarsi tutta Sanremo, l'Ariston, la giuria e tutto, è andata lì a fare le figure di merda come un povero normale e gli rompono anche i coglioni. Quello è bullismo vero. Comunque ragazzi, so che non ci avete capito tanto di sto video, ma serviva a noi per non tenerci tutto dentro, sennò implodavamo nella merda. No, soprattutto perché io dopo un giorno senza dormire, una notte senza dormire, mi sento un po' Morgan. Quindi raga, like, commento, condividi, seguici su Twitch che intervisteremo tutti gli scarti di Sanremo che nessun altro si piglia, e state in campana. Bella. Ah, no, non ve lo dico. Ciao. Ciao.